anche in questo caso che non fai i singoli comuni o quindi ci fanno mandare il regolamento lì da Desenzano e facciamo un confronto e vediamo. Sì, allora, interessante la mozione che viene proposta dal gruppo consigliare Giuliano Varesi, interessante nel misura in cui questo consiglio comunale fa anche una discussione che ha una valenza non solo amministrativa ma anche politica. Bene, perché sollecita questo consiglio comunale, come dovrebbe essere fatto da tutti i parti, parte di tutti gli altri enti locali e non solo, anche regionali, insomma in questo senso c'è anche una proposta a livello regionale dell'assessore Valdegande su un problema dove, giusto per fare spendere due parole, assistiamo all'ennesima ipocrisia di fondo del nostro Stato italiano. Qua l'introita, non era corrente di numeri precisi, ma ci sono scritti, qualcosa come 76 miliardi di euro, e poi con il ministro Balduzzi, l'attuale ministro Balduzzi, cercano di fare un regolamento, una legge che dice che comunque devono rispettare le distanze da scuole, istituti di formazione, luoghi di ritrovo per i giovani, eccetera. È non ipocrisia, è l'ennesima, è quintessenza dell'ipocrisia. Perché queste macchine, queste, soprattutto parlo delle slot, creano tendenze, non dico io, ma è una cosa deliberata e credo che chiunque, compreso chi opera a livello di amministrazione comunale, come ha detto il consigliere Falco, si stia accorgendo dei disastri che stanno avvenendo, perché ci sono famiglie che si sono ridotte sul lastrico. E ridursi sul lastrico per la famiglia, per una dipendenza di questo tipo, che è grave tanto quanto forse le dipendenze da sostanze stupefacenti, è gravissimo perché poi sono oneri che ricadono su questa società, sulla collettività, nella fattispecie anche sul comune che deve intervenire. Quindi mi credo, trovo che sollecitare iniziative di questo tipo sia un elemento che è fondamentale, che è importante, ma io trovo strano che debbano essere gli enti locali, i comuni, le amministrazioni a farsi portavoce nei confronti di chi ci rappresenta a livello governativo di questa cosa. Se vogliamo metterla sotto questo profilo, io riflettevo poc'anzi e consideravo in fondo le entrate che questo Stato, il nostro Stato ha da queste macchine, da questi giochi, è equiparabile a una vera e propria tassa, seppur un'imposta indiretta, non è tale, ma tale è per i numeri e per i volumi di più. Però se pensiamo poi al fatto che appunto si devono prestare leggi dove si devono mettere fondi per cercare di creare strutture, elementi formativi professionali o di dare un livello medico per diagnosticare chi ha le patologie, fare gruppi psicoterapeutici come stanno iniziando a fare, sapete, avviati percorsi anche sullo 21, o cosa del genere, è una follia. È come dire, ti do un'arma per spararti e dopo mi devo apprestare per cercare di farsi un po' di culo. Questa è un'autentica follia. Quindi su questa ipocrisia qua, come su tante altre che ci sono in Italia, bisogna che anche lo Stato, su questa legge l'hanno costituita non cent'anni fa, c'è la possibilità lì. Io non sono certo uno che ce l'ha con chi esercisce, sale da gioco, slot e cose, che se, come si dice, contenute nell'ambito di specifiche attività, possono svolgere la loro attività, ma il fatto che ormai ogni bar, ogni piccolo punto di ritrovo possa avere macchine, mangiasoldi senza controllo tra parentesi su chi ci va a giocare, su questo io sono fermamente d'accordo. Come altrettanto vero è, non lo dico io, ma si legge da qualche parte, più che da qualche parte, vero anche che spesso queste macchine diventano sistemi per riciclare denari che non si sa che provenienza. Quindi il mio, quello sempre del mio gruppo, sarà un voto favorevole a questa mozione, chiedendo che questa breve anche discussione che facciamo in consiglio questa sera venga portata debitamente motivata e direttamente supportata in competenza a livello sovracomunale, perché è un percorso che va portato avanti e che per quanto è possibile, visto non so se saremo uno dei primi comuni che la discute o quant'altro eccetera, ma cercando di coinvolgere su questo tipo di iniziative anche altre amministrazioni locali, perché credo che sia una cosa che ha una ricaduta sociale importante che non può essere trascurata in questo momento di crisi. Grazie. Sicuramente esistono casi di dipendenza, fa tanta dipendenza anche il grado di vincita.
è già quello. Vedo che c'è puntate forti anche di 1000 euro anche lì di fronte all'ufficio. Quindi mi faccio carico di magari anche coordinandomi con Solga sicuramente, magari anche con Gazzo Veronese se riconosce la sua disponibilità a realizzare una campagna di sensibilizzazione. Quindi, ok. Grazie, interventi. Mi sembra che il giudizio sia unanime, ricordo solo una cosa che noi ci siamo trovati come eredità. Una sala da gioco durante la nostra amministrazione è stata chiusa, così che ricordavo che poi anche per meglio chiarire quello che c'è il consigliere Olivieri sulle questioni di coerenza sulle questioni. Ma è una sala da gioco? Quello che è il mio auto, non so quello che c'è. Dopo che c'è la metà scommessa, mi sembra anche se di indipendenza, ad appoggiare come consiglio comunale di Nogaro ovviamente la manifestazione
ricordo, democratica tenutasi a Barcellona, volta alla reale e concreta possibilità di costituire uno Stato indipendente della Catalogna all'interno dell'Unione Europea e di affermare la necessità di Catalogna, come qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea, di rapportare ancora di più i processi di decentralizzazione dei poteri alla realtà territoriale, ricordando inoltre che la diversità tra i popoli è la vera forza dell'Europa. E di salutare, come sempre, il Consiglio Comunale di Novara, la manifestazione tenutasi a Barcellona come un esempio della volontà di libertà di catalani e più di tutto il nostro sostegno nella loro formazione di autodeterminazione come popolo. Già in occasione, se non ricordo male, durante l'amministrazione di Olivieri erano stati posti all'attenzione del Consiglio Comunale dei temi che comunque andavano anche al di fuori dei confini strettamente di Nogara. In questo caso è un principio, perché la voglia comunque di libertà e di autodeterminazione, libertà se consideriamo che fra i partiti che comunque fanno parte anche del nostro Parlamento italiano è uno dei termini comunque utilizzati quasi da tutti, una libertà soprattutto in questi casi portata avanti comunque in forme democratiche che in altre zone dell'Europa, purtroppo, anche se il principio di autodeterminazione può essere lo stesso, purtroppo vengono portate avanti con forme tutt'altro che simili, nei diversi paesi bassi, ma anche magari altri paesi del nord o altre forme simili. Questo è quello che andiamo comunque a chiedere, lasciamo adesso la parola a chi eventualmente vorrà intervenire in merito. Quello che diciamo è che nel momento in cui dovesse venire accolta sarà comunque da parte nostra, come gli altri parlamentari, comunque quantomeno facenti capo alla Lega Nord, di portare comunque la votazione del Consiglio Comunale di Nogara per il Parlamento Europeo, in modo tale, è una cosa che verrà fatta in tutti i consigli comunali che andremo a discutere appunto, per vedere quella che sarà anche in Italia comunque la manifestazione a sostegno o contrario, in caso contrario, verso questi iniziativi. Dai, che sono interventi. Mi sono informato un minimo visto che c'era questa mozione. Ma mi sembra che riferisca alla manifestazione che ovviamente abbiamo letto qualche giorno fa sulla Arena, dove abbiamo portato in piazza 1,5 milioni di persone, ma poi in realtà bisogna pensare, secondo me hanno perso i siti rispetto a prima, quindi nemmeno Barcellona è così sensibile a questo problema. Io mi chiedo, per carità, che fini in Nogara, capisco che fini regionali, però qua andiamo con fini statali, addirittura andiamo in uno Stato che non è il nostro, che è la Spagna, dove loro stessi non votano a seconda di quelle che sono le manifestazioni di piazza. Cioè vanno in piazza per un motivo, 1,5 milioni di persone, poi vanno a votare e non dicono. Quindi io mi chiedo, noi portiamo solidarietà con questa mozione, però loro stessi mi sembra che la solidarietà non sia fatta nemmeno in casa. Quindi chiedo se è questo, perché può darsi anche che abbia magari letto male, non so, questo è un articolo della Rete. Ma diciamo che ci sono state ultimamente le votazioni, come sì, quelle che abbiamo sentito qualche giorno fa, ma questo movimento che dopo è sforzato, magari nel momento è il movimento Artur Mas. Sono tanti movimenti indipendenti. Ma quello che ha portato 1,5 milioni di persone, come c'è scritto, Artur Mas, che aveva cavalcato il sogno secessionista, portando in piazza 1,5 milioni di persone, Masti Camaro, poi ci sono i vari partiti che hanno vinto, che si sono spezzettati praticamente su questo. Sì, perché comunque. Ma se questo non lo so, chiedo perché. No, diversamente da quello che noi, l'indipendentismo, come avrei detto comunque anche in quell'articolo lì, sono nati comunque partiti sia di sinistra, anche di estrema sinistra e anche di estrema sinistra. E adesso devono unirsi assieme, qua c'è scritto, per avere un peso che altrimenti non avrebbero. Esatto, però diciamo che quello lì è stato il momento culminante comunque di un movimento che parte molto più da lontano, che cronologicamente parlando, che va verso quella direzione, sempre in termini pacifici. Diciamo che la manifestazione che è stata scelta, come c'era anche riportato all'interno della mozione, proprio nella data della festa, che è la festa prioritaria che c'è in quella regione, è stata scelta proprio allora anche per arrivare un attimo a dare un momento anche di importanza nazionale per quello che loro considerano nazionale la propria regione. Fatto di arrivare anche sulla stampa, perché sappiamo che nel momento storico che viviamo, se vogliamo comunque far vedere che esistiamo, bisogna sfruttare anche quei canali lì, tant'è chiaro. Dopo è chiaro, le elezioni c'è stato il risultato che c'è stato, però quello che si diceva, visto che non si risolve tutto in quella tornata elettorale, era un sostegno comunque verso una rivendicazione che c'è stata di un territorio, una libertà ovviamente per il Consiglio Comunale di esprimersi
in una direzione o nell'altra. Io non vorrei, però è chiaro che è politica anche qua, dico non vorrei entrare in politica, però è politica. Io mi ricordo che Verona aveva un gemellaggio col Barcellona, è la Verona calcio, era tutta un'altra roba. Adesso io non so se è una sorta di gemellaggio che vorreste fare, nel senso che solidarietà Barcellona in questo senso. Io vedo una realtà molto staccata dalla nostra e oltretutto darei solidarietà con questa mozione a un'unione di vari gruppi di estrema sinistra. Sì. Sia inutile per due motivi, perché diremmo comunque questioni che sono mediate da quello che pensiamo noi sull'indipendenza a livello nazionale, che lo pensiamo in una maniera o nell'altra, e sono comunque condizionate pesantemente da una non conoscenza reale dei fatti. Cioè, veramente, sono stato successo della Catalogna di dare questa magnifica città che è Barcellona e una serie di cose, veramente io credo sia difficile andare a capire qual è il movimento indipendentista catalano che potrebbe anche avere grande valenza, ripeto, con alcuni esponenti sono anche venuti recentemente in Italia per incontro. Allora io credo che questa mozione vada rigettata non tanto e non solo per quello che dice, vada rigettata perché ci pone nella condizione di andare a intervenire, a dare giudizi su una realtà che non è la nostra. Ci pone quindi poi la necessità di andare ad avvalorare rispetto a una realtà che, ripeto, è straniera, quindi di andare poi ad avvalorare ipotesi che possono venire anche in Italia. E se voi volete che andiamo a discutere su ipotesi di Veneto libero o meno, con tutto
io sono, sarei stato molto più contento di discutere di questo tema, perché è una valutazione che diamo noi. Il tema dell'indipendenza di piccoli borghi è un tema importante, il tema dei micronuclei è un tema importante. Io personalmente sono stato la settimana scorsa a un paio di riunioni anche in Italia, in due regioni completamente diverse, sulla discussione proprio della riaffermazione oggi di piccole realtà locali anche in termini politici. Quindi da questo punto di vista io non sono estraneo a discussioni, ma io credo che queste discussioni vadano fatte all'interno della propria realtà. Ho l'impressione, lo dico anche con molta tranquillità, non sono conflittuale, tanto per essere chiari, credo che questo sia uno strumentale per andare a affrontare quello che è il vero problema. Qual è il tema delle indipendenze oggi? Qual è il tema delle piccole comunità? Qual è il tema oggi dell'Unione Nazionale e quindi di un'idea di Europa anche diversa per certi versi? Quindi questo è il vero tema che dovrebbe essere discusso. Questo è uno strumentale per far valere alcune questioni e poi tirarne altre. Può darsi che mi sbaglia, può darsi che sia in buona fede, può darsi che chi ha proposto questa mozione sia assolutamente convinto che il problema della Catalogna sia oggi un problema importante e fondamentale per lo sviluppo della nostra società civile. Non ci credo molto, ecco. Io credo che sia poi strumentalizzato o strumentalizzare per altre cose. Quindi personalmente noi abbiamo discusso anche all'interno del gruppo di non fare quello che vuole rispetto alle sensibilità di queste cose. Personalmente non sono d'accordo, per i motivi che ho detto, e non perché rifiuto l'indipendenza, e non perché la Catalogna mi sia antipatica, perché il movimento catalano sia, perché io credo che noi dovremmo discutere della nostra realtà in queste cose, con quello che sta avvenendo fuori, e anche se volete un'idea di Europa di altro tipo. Non so se sono stato chiaro. Questa è la mia dichiarazione di voto. Prego. Niente, non c'è votazione, sei su di niente, tutte favorevoli, prego. Due? Due favorevoli. Contrari? Astenuti? Passo, prego. Mozione 15.023, Fontana Centro Storico. Allora, torniamo invece nel centro di Novara su un tema che comunque è stato già più volte dibattuto, come quello dell'acqua all'interno di questo consiglio comunale, per parlare di una realtà che comunque a Novara c'è da tanto tempo, che è quello della fontana in un centro, partendo da una premessa che va oltre alla fontana di Novara, che è quella dell'acqua ragionata a 360 gradi, in quanto l'acqua è un bene comune. È proprio come bene comune anche una risorsa finita indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi, considerando che l'essere umano è composto al 70% d'acqua. Premesso che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile sono diritti umani inalienabili e inviolabili di ciascuno, e premesso che sul tema dell'acqua bene comune l'attuale gruppo di maggioranza, cioè prima di tutto, si è espresso in più occasioni in maniera talvolta contraddittoria, rilevando che a Nogara esiste una fontana d'acqua potabile pubblica sita in piazzetta Franceschetti e che questa eroga a flusso continuo numerosi litri d'acqua al giorno, e considerato, come era stato detto anche dal sindaco, che l'acqua della fontana di piazzetta Franceschetti è molto apprezzata dai nogaresi e molti di loro ne usufruiscono istantaneamente o riempendo le bottiglie taniche per utilizzarla fra le mura domestiche, confermando che la fontana non è puramente un elemento da raid urbano, rilevato che il flusso continuo dell'acqua, lo spreco d'acqua, seppur questa venga riassorbita nella falda, e l'azionamento continuo della pompa elettrica non sembrano giustificati in tempi di grave crisi economica e di siccità ciclica, segnalando oltretutto che oltre 1.400.000.000 di persone che abitano il pianeta non hanno accesso all'acqua potabile, ogni bambino ogni 15 secondi muore per il mancato accesso all'acqua potabile, dati Save the Children, quindi non inventati dal sottoscritto della Lega Nord. Il Consiglio Comunale di Nogara impegna la Giunta e l'amministrazione comunale a predisporre per la fontana di piazzetta Franceschetti la dotazione di un sistema di erogazione a tempo, rubinetto più sentiera, così da favorire un effettivo risparmio sia in termini ambientali che economici per l'intera collettività. Ma partiamo ovviamente dal famoso discorso dell'importanza dell'acqua, come dicevo, in senso lato, e anche, come è stato più volte detto nella discussione sulle varie case dell'acqua che sono arrivate in consiglio comunale, del fatto che Nogara, avendo una fontana, comunque viene erogato un servizio alla popolazione che non è assolutamente di secondario piano. Quello che però ci sentiamo di dire, e questa è stata una segnalazione oltretutto che ci è stata fatta da alcuni cittadini nogaresi, in un momento come questo, anche tra tutti i regolamenti che facciamo, arrivare anche a regolamentare
tramite, come avevamo messo anche nel testo, una pulsantiera o qualche soluzione comunque a tempo anche l'erogazione dell'acqua stessa, pensiamo che potrebbe essere anche questo un qualcosa che si potrebbe mettere all'interno anche del prossimo bilancio di previsione. Può essere un elemento di dettaglio rispetto a tanti altri problemi importanti di Novara, ma crediamo che anche questo punto potrebbe essere valutato. Bene. Su questo. Posso prego. Ah, niente, voglio solo dire che la mozione è molto buona e vede il movimento naturalmente d'accordo al 100%, anche perché noi abbiamo fatto molte battaglie per quanto riguarda tutto l'acqua, anzi forse tardi, se potrei mettere anche prima, forse sì, la giunta accoglierà, meglio se tutto il consiglio accoglierà questa idea buona. Lo spreco dell'acqua è una cosa molto importante che bisogna appunto limitare al massimo, siamo totalmente d'accordo che va regolato, non so, con qualsiasi, adesso, loro hanno detto questo sistema sì, però penso che qualsiasi vada bene, non riesco a vedere bene. Ecco, deve evitare sprechi inutili d'acqua. Il mio voto è sì, sì. Sì. Sì, appunto volevo sottolineare, qualsiasi sistema va bene, infatti probabilmente, siccome che abbiamo già visionato la cosa anche con il capo operai e con l'amministrazione ne abbiamo già parlato, molto probabilmente la pulsantiera potrebbe dare qualche problemino magari durante l'estate con essendo ferma l'acqua, delle cariche batteriche e così, pensavamo di agire con questi apparecchi tecnologici che ci sono, che usano spesso in ditta sui motori, che sono gli inverter, in maniera che con un segnale reflex, con una fotocellula, quando si avvicina la persona per prendere l'acqua, manda un segnale all'inverterino il quale guida il motore, il motorino, e lo fa aumentare. Quando la persona si allontana, l'inverter dà un segnale e il motore rallenta la sua frequenza con l'inverter, è proprio un adattatore apposito, in maniera che può ridurre la sua frequenza anche della metà. Quindi, riducendo la frequenza, potrebbe uscire anche un filo d'acqua, questo sarà regolabile, e potremmo ridurre il quantitativo d'acqua pur facendo sempre funzionare l'acqua, nel senso che ci sarà sempre un filo d'acqua che sta erogando, sta passando attraverso la derivazione. Questo è questo perché così la carica. Perché se tu fermi l'acqua durante l'estate, ma anche durante l'inverno, non è molto consigliabile, perché la carica batterica ristagnando può formarsi e può dare anche delle patologie, come anche non può fare niente, come detto, ma per evitare qualsiasi rischio di un punto pubblico è meglio che l'acqua sia sempre in flusso. Lucio, magari un cartello, perché magari la gente magari pensa che la ruota magari fila bene, ma non lo so più. Questo sarà per le prime volte di questa parte. Sì, sì. Arriva. Ma per ghiaccio. Credo, e appunto come diceva, e anche se evita il pericolo di ghiaccio più la vita, non so. Sì, sì, dovrebbe. È chiaro quello che diceva il Pasquarini, accettabile, va bene, comunque va bene. Favorevole con la mozione e l'integrazione. Punto ex 1, lettura e approvazione del bacio del precedente. Ci sono osservazioni. Bene, sono fatto una positiva. Va bene, favorevoli. Unanimità. Punto ex 2. Grazie anche a nome dell'ufficio. Punto ex 2, delibera giunta comunale 144, situazione costituita privata per questo giorno che si sono, non avevamo il capitolo, dovevamo autorizzarlo, dovevamo anche spendere, quindi la ditta della stampa, salve sì. La ditta General Stamp offre 1000 euro per l'acquisto di giochi per l'asilo nido e andremo ad acquistare giochi per esterni, soprattutto quindi farò l'acquisto. Rotti e rubati. Quindi 1000 euro. Come rubati? Rubati. Quanto li assivo? Quindi sì, dopo andrò anche, no,
no ad ancorarli, ma veramente però un sistema comunque sì, di quindi chiederò no, 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 no,